sapere. Ciao. È ovvio che poi voteranno negativamente. No! Che succede? No! No! Attenzione! Aspetta. Vai sui messaggi privati su Twitch. Ma perché? Non si può eccola, in chat, in chat, in chat, in chat. Ma come la recupera, aspetta. Gabbro, ma perché? Allora, guarda, ce l'ho. Guarda che... Ho visto bene o è giorno dentro il video? Come ha fatto a farlo prima che... Scusate, L'ha fatto è adesso, è adesso. E adesso? Ma adesso che cazzo di ore sono, ragazzi? Non sono le 22. Però scusa, te poi metti il VOD. Se tu dalla clip clicchi che ti fa vedere il VOD completo, se giorno, vedi là, sia, sia prima che dopo, vabbè, non solo 30 secondi. Ma scusate, no. Voi potete blastarlo e lui no. Ma cioè, no. Noi abbiamo argomentato, lui può dire quello ma che vuole. Ma non stiamo a dire non avresti dovuto fare questa clip. Però vogliamo solo rispondere. Lui ci ha risposto perché gli hanno detto come si chiama la live. Noi stiamo rispondendo di nostra volta. Lui ci ha risposto. Secondo me, lui, ovviamente, stando in live, non ha neanche visto la live. Io non voglio stare tranquillo. Ok, quindi sicuramente il titolo, la gente gli avrà riportato cose false in chat e lui avrà sbroccato. Vediamo. Sì, sicuro, in effetti. Quindi dalla faccia sembrava abbastanza adirato. Sì, ma guarda, l'ha fatta un'ora fa. Vabbè, comunque. Metti un attimo, metti reaction. Guarda, c'è è incazzato nero. Sì, siamo pronti, reaction, vai. Rosicano, mamma mia, quanto rosicate, quanto rosicate, quanto siete sciacalli che non avete un cazzo di da cosa? Fare dalla mattina alla sera. Una scena di Batman, ragazzi. Non abbiamo un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Questo è una tua valutazione, ti posso dire, erronea. E neanche un'argomentazione. Sembra che sta a leggere un commento su YouTube di tutte le parole che ha detto. Sono proprio le classiche cose che dicono quelli che te vogliono attaccare, ma non sanno come attaccarti. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Siete sciacalli, siete invidiosi. Le argomentazioni è basic di chi ha in testa il vuoto cerebrale. Rosicate. Poi voglio dire, scusami. In queste ultime live, ad esempio, abbiamo parlato di tantissimi fatti di cronaca, cose di vario tipo. Questo fa parte della cronaca del web. Se ne parla. Vabbè. Ah, io lo inviterei la prossima volta a esporre le stesse cose, magari con un tasso alcolico in corpo assente. Comunque, ripeto, la mia ricostruzione è quella che ho fatto, quindi non mi incazzo neanche. È un classicone, dai. Grazie mille per il sub. Comunque, il video che si ricorda il Gabrone era questo. Ah, 8 dicembre 2016. Il mistero mi costa assolutamente mo... Se avessi il minutaggio sotto mano, vi farei sentire quello che dicevo, ma non voglio perdere tempo, quindi... Torniamo al Gabrone. Comunque possiamo dire che non avete mai criticato i titoli di clickbait. Mai. Mi pare che dicevo cioè, l'unica solo in cosa... alcune occasioni, ma quando magari c'è... Cioè... Quando veramente tu dici una cosa che non apparirà minimamente... Vabbè, se tipo queste sono dette, esatto. Nel video ci sta Marco Vitano che parla. Utilizzare tecniche comunicative per creare titoli accattivanti è tutt'altra cosa. Poi, è una cosa che ho sempre fatto e sempre difeso. Mi è venuto in mente, l'ho fatto, ma era su tipo i video, che ne so, di Mantex e Mina, dove venivano messe le tette... E classiche cose scritte, ma non era criticare il clickbait, era distruggere e prendere per il culo il video, il prodotto. Cioè, parlare solo del titolo e basta, l'ha fatto solo Mr. Hyde ed era un content proprio da depensante. Ma infatti chiunque lo prese per il culo sul secondo voi. Secondo voi clickbait. Cioè, lui leggeva solo il titolo, poi apriva, è clickbait, finito. C'è lei che diceva, sai, vabbè. Ma perché si pensava che era facile, capito? Tra l'altro non c'ha manco il chain, dice Nanni. Tra l'altro, cioè, io questo lo sottolineo. Cioè, 20 anni non c'è manco un chain. Esatto. Che lui è giovane. Beh, pure. No, non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Non è un'argomentazione. Miseria. Stiamo lavorando. Anche ridetto. Porco Diaz, a fare i titoli clickbait. Ma ancora, criticavate i titoli clickbait nel 2017. No, pure lui lo dice. Era su Twitch. Ah, pure in chat ce l'avevano detto. Sta un po' alterato, mi sa. Comunque, ripeto, anche questa cosa è stata smontata. La vergogna siete inutili. Siete dei parassiti di questa società e di questo web. Scusate, ragazzi. Bellissimo. Stiamo tutti con noi. Napoli, stat forte, stat. Non facevamo. Siamo i parassiti di questa società. Va bene. Ok. Ok, kid. E poi subito okay, dopo infastidisce zoomer, altre persone. Ok, zoomer. E ci possiamo anche catapultare stendendo un velo pietoso nel secondo argomento. Io comunque attendo le scuse del Gabrone. A me, sono me dispiace serio, molto vedere il Gabrone in questo stato. Io spero che inizi a prendersi un po' cura di se stesso. No, io sono serio in questo momento. Attendo le scuse del Gabrone o semplicemente mi hanno riportato false informazioni.
No, no, aspetta Mario, un secondo, lascia stare, un secondo. Che scuse devono esigere? Cioè, nel senso, io ho detto semplicemente che loro fanno dei... Mi sono incazzato perché hanno fatto il clickbait con scritto distruggiamo il Gabrone. Bella lì, ragazzi, cioè, nel senso, fate quello che volete. Vi parlate, parlate di essere il canale di, non lo so, perché gli hai offesi. Ma hai offesi di che? Ti hanno difeso. E allora, che devo dire? Allora era clickbait, distruggiamo il Gabrone. Se mi dite che ti hanno difeso e mi distruggono, non ha senso, ragazzi. Li ho fatti piangere. Ragazzi, ma porco Diaz, ma... Cioè, mi dovete cagare il cazzo, sto a farmi una bevuta a Napoli, porco Diaz. Non era clickbait. E allora, non ditemi... Cioè, vedete che io non ho visto, non ho visto un cazzo della live. Stavo in giro a farmi i cazzi miei, quindi... Quindi non ho bisogno di... Non ho bisogno di dire nient'altro, cioè, nel senso... Sono degli sciacalli e non lo dico per offenderli, lo dico perché è la veridicità dei fatti, ragazzi. Cioè, prima dicono di non dare spazio a personaggi come le 17 baby e poi lo invitano in live, ragazzi. Ma di che stiamo a parlare? Io che sono amico di Ercole, ok? Io che sono amico di Ercole, io ho sempre detto, frate, lascia stare Lia, non marciarci troppo su. Poi Ercole, onestamente, ha fatto il cazzo che voleva e a me va bene, non me ne frega un cazzo. Cioè, Ercole ha tutto il diritto di fare quello che vuole e onestamente che lo faccia senza problemi, perché io comunque lo considero un amico. Entra da loro, ti hanno anche difeso. Ma ragazzi, io semplicemente ho detto che effettivamente è così, ragazzi. Cioè, nel senso, sono in parte degli sciacalli. Nel senso, si dimostravano e provocifera. Minchia, ragazzi, non so parlare. Porco Diaz, è facile. Cioè, io, ragazzi, sto alle gozze, sto. Mi spiace, amici miei, ma sto alle gozze. Stavo dicendo, sono degli sciacalli, ragazzi. Non sto sclerando. E che adesso, ragazzi, devo andare all'orientale, quindi... non parlare che non sei lucido. No, sono abbastanza lucido. Tendo zi che li dai scuse per dissarti ancora. Tento zi che li dai scuse per dissarti ancora. Ma non lo so, ragazzi, a me non me ne frega un cazzo. Io semplicemente ho detto quello che penso, che in parte sono semplicemente degli sciacalli. Vociferavano di dire che non volevano invitare gente come gli 17 baby, che non volevano dare spazio a questi personaggi. E poi cosa fanno? Fanno il content facendo il dissing con Ercole contro gli 17. Cioè, ragazzi, io l'ho vista quella live. Era un circo, porco Diaz. Era un circo, non si capiva un cazzo. Anche nelle mie live non si capisce un cazzo, per l'amor di Dio. Nel senso, le mie sono live IRL dove faccio il mincino tutto il tempo. E tra l'altro oggi è andata anche abbastanza bene. Nel senso, non ho rotto il cazzo stranamente a nessuno. Grande Gabrone, sei maturato, wow, che spettacolo, ottimo. Però ragazzi, che bisogna dire? Nel senso, sono degli sciacalli, è così. Nel senso, non c'è nient'altro da dire. Che cazzo devo dire? La tua chat ti sta fomentando, ti hanno definito anche come il loro fratellino. Ma io, ragazzi, io l'ho conosciuti dal vivo, quelli del Cerbero. Sono dei ragazzi fantastici, nel senso, soprattutto Marra, ma anche Flame e Ivan Grieco soprattutto, che mi hanno trattato veramente come un ragazzo d'oro, nonostante comunque ci abbia tantissimi difetti, tantissimi problemi. Però ragazzi, io a me dà fastidio, capite? Cioè, mettono il titolo distruggiamo il Gabrone, fra, se devi fare il bait piuttosto fallo bene. Cioè, dici chiariamo oppure parliamo dello scandalo del Gabrone, non distruggiamo il Gabrone. Cioè, così dai un incipit alle persone che comunque magari non ci stanno troppo a pensare sulla live, a quello che... Vabbè ragazzi, non sto nel top delle condizioni, vi chiedo scusa. Che sta a fare Gianluca? Sta insultando? Sì. E vediamo sta clip, che messo palle. Messo la live con Ercole, con Elia, ha detto che siamo... Mia. Vabbè, tutti insulti. Ci ha detto che non siamo manco un chain, Io suggerirei a Gabrone comunque di non farsi influenzare dalla chat, perché potrebbe dire cose sbagliate. Suggerirei anche questo. In parte sono anche degli sciacalli, cioè vociferavano, non so come cazzo si dica, dicevano, usiamo dei termini un po' più semplici senza fare il finto... Ma come parli bene? Parole tue. Il finto, come si dice, il finto... Porco Diaz, attendo zi che li dai scuse per dissarti ancora, attento zi che li dai scuse per dissarti ancora. Ma non lo so, ragazzi, non gli vengono le parole. Io semplicemente ho detto quello che penso, che in parte sono semplicemente degli sciacalli. Vociferavano di dire che non volevano invitare gente come gli 17 baby, che non volevano dare spazio a questi personaggi. E poi cosa fanno? Fanno il content facendo il dissing con Ercole contro gli 17. Cioè, ragazzi, io l'ho vista quella live. Era un circo, porco Diaz. Era un circo, non si capiva un cazzo. Giusto. Anche nelle mie live.
Vabbè, circo è la definizione più esatta, ma te l'ho detto a inizio live, cioè c'è Davide che è stata penso la prima o seconda cosa che ha detto, no, detto ancora prima dello svolgersi della live, sì. Ma, quindi, ma poi pure lo scopo della live era creare un ambiente da circo, perché se io invito uno come Elia 17 Baby e uno come Ercole, ma secondo voi che cazzo di trasmissione voglio fare? Di chi devo parlare? Di Orwell? Ma, cioè, non... scusate un attimo, ma noi abbiamo mai detto non vogliamo invitare Elia, abbiamo detto semmai... Almeno io questo mi ricordo averlo detto, non voglio invitarlo, ho risposto a un commento, forse non voglio invitarlo dopo la live, per una live normale, perché qualcuno ha detto pure è simpatico, sarebbe un'ottima spalla comica. Io ho detto sì, me sta, cioè, fa ride, però non lo inviterei mai per dopo quello che ha fatto. Giusto. Sì, ma sì. Questo dopo, ma chi cazzo ma mai poi detto, non c'entra pure niente noi abbiamo sempre live detto, lì, quello, noi è un abbiamo altro sempre pensiero, detto, certo. Invitiamo chiunque voglia dire la sua se parliamo di lui. Purtroppo non c'entra un cazzo con la storia. Ma, cioè, una quello. Cosa a lui caso. È stato vabbè, invitato lui... anche per rispondere a quello che avevamo detto noi. Certo, non è certo, proprio... ma come giusto che sia. Vabbè. Allora, vittato, che porco di asso, l'ho buttato anche in maniera forse troppo troppo diretta. E che porco di asso, mi ha dato fastidio il titolo Distruggiamo il Gabrone. Ah, cioè, mi stanno a cagare il cazzo da 8 giorni, Dio cane, per sta storia, ok? Mi stanno a cagare il cazzo per 8 giorni, io ho capito i miei cazzo di errori. Ma di certo tutto ciò, porco di asso, non è giustificato per tutta questa merda che mi sto prendendo. L'ho detto inizio live, Dio cane, però, okay. Tutto qua, ragazzi. Vabbè, dai, trattasi di un'incomprensione. Sì, quando il Gabrone guarderà la live, sì. Secondo me sarà anche molto d'accordo sulla maggior parte delle cose che abbiamo detto, o almeno... Lo spero, tranne le cose iniziali che magari lì è più un come posso dire, un pensiero che va nettamente contro quello che ha detto lui, però sulle altre cose li abbiamo pure da do supporto. Abbiamo espresso la nostra opinione, è un fatto ormai di cronaca e quindi se ne parla. Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione. Perché il gabrone non sempre serve. Ai 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 ai.